Mi sento male. Mi sento male. Mi sento male. E ciao a tutti, amici, sono il vostro caro Dexter e questa era la mia reazione dopo aver catturato un Dragonite. Ve l'avevo promesso che vi avrei portato nuovi video di Pokémon Go dove catturo Pokémon rari e soprattutto nello stile che vi è piaciuto l'altra volta. Non ci credo, quindi spolliciate più non posso. Se volete altri video dove catturo Pokémon rari, 40.000 mi piace, subito un altro episodio. Ero strafelice di aver catturato quel Dragonite, ma diciamo che la giornata inizialmente non era iniziata nel migliore dei modi. Ho rischiato seriamente di rompere il cellulare. Esperimento numero 1. Ma che hai messo a fare video? Dai, che mi vergogno. Guardate cosa fa Dexter per Pokémon Go. Vestirsi in modo ridicolo con quei pantaloncini e quei calzini? No. Perché lo si è messo sopra la scala e adesso lui vuole legare il telefono. Vedete, ci sono quegli elastici. Vuole legare il suo telefono al ventilatore e farlo girare, così le uova si possono schiudere. Voi non lo fate mai. Era un esperimento, ma voi non lo fate mai. È una prova, è un esperimento scientifico. Non lo voglio fare. Lo stai facendo. No, ma in realtà io cammino. No, veramente, raga, voglio vedere se funziona solo questo. Però non lo faccio. Mi vede se è una cazzata perché ci volevo fare un video. Non mi sembra la migliore delle idee. Andiamo, lo scopriamo subito. Guarda, no, porti. Non ti falciare la testa. E se lo sto qua sto video. Fai vedere che c'è il telefono veramente là sopra. C'è il telefono veramente là sopra. Da. Eccolo qua. Non sembra molto sicura l'attrezzatura tutta qua. Vai. Mo casca. Aziona, mo casca, sì. Piano piano. E che parte subito dal razzo. Ora vediamo volare un telefono. Qui Violetta ha portato sfiga. Sì. Sto già rotto. Sto già rotto. Oddio, oddio. Ecco, questo era mio padre che ha appena visto il video. Sì, effettivamente è una cosa da scemi. Guarda che ti è cascato addosso. Niente, fallito. Accantonato il metodo rivoluzionario per far schiudere le uova, decido di uscire insieme a Violetta per fare una passeggiata e catturare Pokémon e subito una botta di fortuna. Buccio de culo. Botta di fortuna. Electabuzz. Catturiamolo. Ultra Ball pronta. Te prego, piglialo. Oh, oh, famo scherzi. Uno. Due. Uno, non scappare, merda. Secondo tentativo. Dai, 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 che buono questo. Che buono questo. Ma fai il tempia per culo. Hello, it's me. Attenzione a caldo. Dai, stoppa, stop. Violetta mi prendeva anche per il culo, no? Tanto lei l'ha catturato. Ma le sorprese non erano finite, perché dopo una lunga passeggiata appare un altro Pokémon raro. È sparito. Come è sparito? È sparito. Ma dai. È sparito, era apparso. Eccolo, 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 eccolo. Mi è scappato l'Electabuzz, vedete questo. Master Ball. Tiro de merda, grazie Violetta, mi ha fatto sbagliare. Ora Violetta non c'entrava niente. Che c'entro io? Ok, zitta che l'ho presa. Zitta che l'ho preso. Uno, due. Non si vede. Dai! Okay, tanto è sfuggito. Non ho scappato. Oh. Te prego, te prego. Uno, due. Vaffanculo! Volevi! Ok. Buoni tutti. Buoni tutti. Non si vede tanto. Uno, due. Vaffanculo, ho preso. Electabuzz, questo è per te. Hitmonlee preso. Passano le ore e 300 Rattata e 500 Pidgey dopo, dal nulla, è veramente dal nulla, appare questo sul radar. E vi giuro che mi sono messo a correre come un deficiente per tutto il parco, fino a quando è apparso lui. Guardate quanto è bello! Ragazzi, non ci credo, è apparso Dragonite, livello 360, ma lasciamo perdere, ma Dragonite! Adesso ora se non lo catturo mi sento male. Dexter, non dire così che poi non lo catturi. Innanzitutto ti diamo la bacca, Ultra Ball, si va direttamente di Ultra Ball, mi sento male. No, oh, io sto dicendo prendo. Ok. Uno.
Allora, ridiamo chi la bacca. Io mi sto cagando sotto, ragazzi. Sto tremando, non so se lo vedete, mi sento male. Bacca data, di nuovo, secondo tentativo. La tensione era alle stelle e Dragonite era pure incazzato, oltretutto. Non te arrabbia, non te arrabbia. Giro a giro. Ora, ok, ok, per favore, per favore. Uno, due. Questo è il momento in cui ti passa davanti tutta la tua vita e pensi che quel Dragonite ti sfuggerà come l'Electabuzz. E ti torna in mente l'Electabuzz perso poco fa. Hai paura che quel Dragonite sfuggirà. E invece... Diciamo che riascoltare questa scena con uno schermo nero potrebbe essere facilmente fraintesa. Guardatelo, guardatelo. Vabbè, Drago Spiro e Iperraggio, le mosse più forti del gioco. Le mosse più forti del gioco. È a livello schifoso. Ma Dragonite, preso. E non ci credo manco io. Non ci credo manco io. Mi sento male, raga. Spolliciato più rompito. 50.000 mi piace almeno. Mi sento male. Mi sento male. Era iniziato male, mi sento male. Porco due. Porco due. Pialo pure te. Stop e pialo pure te. A Violetta invece è sfuggito. Comunque, la sculata per me non era finita, perché la sera, tornato a casa, mi appare semplicemente lui. Pare così un Porygon che non ho. Vediamo se lo catturo dentro casa. Tranquillamente. Uno, due, tre. Grazie. Porygon, così. Tanto la giornata non è andata bene. De più. E quindi ecco qua. Anche un Porygon nel Pokédex che non avevo. Dai. Bene ragazzi, spero che questo video, questo diario vi sia piaciuto, fatto in questo modo. Fatemelo sapere con tanti bei pollicioni in su. 50.000 mi piace, prossimo episodio dove catturo Pokémon rari in questo modo. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, Facebook e Instagram, tutto in descrizione. Io vi mando un abbraccione, un salutone e ci riciao gente. Ho portato al parrucchiere, caro Piero, figlio mio. E al parco so che hanno installato questi nuovi dispositivi, vedi? Per tagliare i capelli, si fanno un attimo, so pure gratis. Ecco qua Piero, abbassa le mani. Ti puoi far male, bravo Piero. Vedi, ti ha fatto pure la tintura rossa, oh. Così farei invidia a tutti i tuoi amici. Ah, 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 Piero.